Liebe Damen und Herren, einen schönen guten Abend, il vostro Adler 19 München 85 Marco, Lazio Club Monaco, dal cuore della Baviera, dal cuore di una soleggiata München, per tornare a parlare del fatto che a casa Lazio non c'è sta mai un momento, uno che sia uno di tranquillità. Iscrivetevi al canale, mettete like ai video, guarda che vi vedo che guardate video e non mettete like, ma che vi costa, dico io, se vi piacciono i miei contenuti. O magari i miei contenuti effettivamente non vi piacciono, e ci sta anche quello. Scherzi a parte, ragazzi, mi avete chiesto, ed ero intenzionato comunque sia a fare un video sulle parole di Luis Alberto, che come sempre riescono ad arrivare nel momento meno opportuno. Anzi, queste sono parole che secondo me ai microfoni non dovevano proprio arrivare. Partiamo a monte di tutta questa situazione. Raga, Luis Alberto non è da oggi che se ne vuole andare. Che adesso non è che scopriamo che improvvisamente Luis Alberto ha deciso che se ne vuole andare. Ma va! Ma davvero! Non me ne ero mai accorto, soprattutto nelle ultime estate non ci sono mai state voci di un suo possibile trasferimento, di un suo voler tornare in Spagna a chiudere la carriera nelle sue terre natie. No, mai sentite queste cose, è chiaro. È normale. Cioè, non... Luis Alberto, che Luis Alberto abbia voglia di cambiare aria, non è una cosa così che ci faccia cascare dal pelo. Quello che però Luis Alberto dovrebbe capire e dovrebbe magari cercare di migliorare la sua comunicazione è che certe cose non le vai a dire ai microfoni della televisione dopo che la squadra ha vinto una partita. Sì, l'ha vinta in un contesto abbastanza complicato, in questa annata disgustosa in cui avete fatto schifo tutti. Quando hai indossato la fascia di capitano vai a dire grazie di tutto, però rescindere il contratto e me ne voglio andare. Non funziona così, amico Luis, non funziona così. Se te ne vuoi andare è lecito che tu te ne vada. Bene, non vai a dire niente ai microfoni. In settimana chiedi un appuntamento con il presidente, con il direttore sportivo, anche con il mister, che per sicuramente anche lui deve essere informato e deve essere parte di questa decisione. E dici, io me ne voglio andare per questo, questo, quest'altro motivo. Ma sui motivi pure ci arriviamo, quelli che secondo me potrebbero essere i motivi. E fai così. Perché se tu fai una dichiarazione del genere alle televisioni, chiedendo addirittura che venga rescisso il contratto, a me mi costringe a dare ragione alla società quando poi dice questo ha preteso rinnovo e mo vuole che rescindiamo il contratto. Il contratto tu lo fai fino alla fine, poi te ne puoi pure andare gratis, però c'è il contratto firmato e tu lo fai fino alla fine. Ci hanno ragione, pensa un po', mi stai costringendo a dargli ragione. Caro Luis Alberto, che non conosci il cioè... O meglio, li conosce talmente bene che forse dovrebbe fare l'attore. C'è un tempo comico drammatico, Luis Alberto, perfetto. Meraviglioso. In questo caso drammatico, perché questa affermazione sa poteva risparmiare. Ribadisco, soprattutto dopo che c'aveva la fascia di capitano al braccio. Torniamo un pochino anche a quello che è il discorso che ho fatto con Felipe Anderson alcuni giorni fa. La gratitudine non è più di questo pianeta, o soprattutto di questo sport. Che Luis Alberto, preso dal Liverpool, sembrava un ex giocatore e fece un'annata disgustosa, vi ricordate, no? Il signor Lupo Alberto, per poi ritornare a splendere sotto la guida di Inzaghi e diventare lo splendido giocatore che è stato, perché Luis Alberto è un giocatore splendido. Ho letto in giro per i social o sotto i commenti di alcuni altri amici youtuber, vabbè, ma Luis Alberto ormai è una pippa, un giocatore da Serie B, da Serie B. Ragazzi, Luis Alberto, non scherziamo, Luis Alberto... Penso che sarà un giocatore tecnicamente tra i più forti che abbiamo avuto negli ultimi anni, quindi è un giocatore di indubbio valore. Ma ci sta che è arrivato magari alla fine della sua carriera, della sua esperienza, anzi se ne voglia andare. Quante volte negli ultimi giorni, nelle ultime settimane abbiamo detto alcuni giocatori sono a fine corsa, è giusto che se ne vadano. E io ho sempre pensato che Luis Alberto fosse uno di questi. E probabilmente è vero che l'ha capito pure lui, ma non doveva uscirsene così. Avrebbe dovuto magari farlo in un'altra maniera, cosa che non è capace di fare. Questo può essere uno dei motivi, prima dicevamo i motivi per cui Luis Alberto vuole andare via, ecco, questo potrebbe essere uno dei motivi. Un altro dei motivi, secondo me, è che lui ha chiesto il rinnovo nella Lazio di Sarri, dove era un perno, un giocatore insostituibile, titolare fisso, e ora nella Lazio di Tudor è incerto. Tanto che Tudor, nella scorsa settimana, esattamente una settimana fa, quest'ora lo teneva in panchina al derby. Mossa che io non ho condiviso, ma... Nel progetto tecnico di Tudor, evidentemente Luis Alberto è un giocatore che non rientra e probabilmente Luis Alberto ha percepito questa cosa e ha deciso di prendere questa decisione. Non l'andare a dire ai microfoni! Se è stata una partita intera fatta contestare, giustamente, perché dopo questa stagione la contestazione a voi alla società era più che giusta,
E poi va ai microfoni a dire sta cosa. State zitto. Che già ce l'avevamo parecchi dei problemi dopo questa stagione fantastica che ci avete regalato. Questa stagione di passione che ci avete dato. Forse questa dichiarazione, caro Luis, te la potevi risparmiare. E forse un po' più di riconoscenza. Scusate, si è affacciata Sorci, si è affacciata e mi ha guardato strano, mi ha guardato. Quindi io non sono d'accordo con quello che ha detto, concordo il suo desiderio di andarsene e forse è meglio per tutti. Il giocatore a fine stagione se ne va perché è arrivato alla fine del suo ciclo con la Lazio. Va benissimo, ma non butta ancora benzina sul fuoco in un contesto che è già abbastanza rovente del suo, caro Luis, perché non ce n'era bisogno. Non ce n'era assolutamente bisogno. Sono curioso veramente di vedere come si evolveranno queste cose, questa situazione, magari ne parleremo nei prossimi giorni. E tutto questo, ragazzi, io vi auguro un sereno fine settimana e ricordate che non è importante dove voi siate, perché la cosa più importante è sempre e solo Forza Lazio, ragazzi.